Quattro opere perdute di Otto Dix sono state ritrovate in Baviera. I lavori risalgono al periodo trascorso a Düsseldorf dal maestro espressionista e ritenuto fondamentale per la sua evoluzione artistica. Tre acquerelli e un lavoro preparatorio trovati in una cartellina mai aperta nella casa appartenuta alla figlia di Martha Koch, la donna che Dix sposò nel 1923, ex moglie del suo amico collezionista Hans Koch. Gli acquerelli dipinti da Otto Dix nel 1922-1923 e il ritratto del commerciante d'arte Alfred Fleischtheim del 1926 sono abbastanza grandi, sono stati dipinti usando una serie di tecniche, non sono semplici acquerelli ma sono stati creati anche con inchiostro e matite colorate e nere. Otto Dix, che dipingeva i lati oscuri della società, fu considerato dai nazisti un esponente di quella che chiamavano arte degenerata. Nel 1937 gli fu vietato di esporre e molte sue opere andarono distrutte. Gli acquerelli appartengono in parte a noi e in parte alla famiglia. Non so quanto valgano esattamente, ma il valore si aggira tra i 20.000 e i 200.000 euro. La galleria Remmert & Barth prepara una mostra sui lavori appena scoperti a Düsseldorf in occasione del 120° anniversario della nascita di Otto Dix il 2 dicembre 1891.